Buongiorno, oggi facciamo il cambio dell'olio dei due assali e della scatola di rinvio del cambio. Per quanto riguarda l'olio, ci sarebbe molto da dire, e comunque qui danno su questo manuale per la scatola di rinvio del cambio il 75,90 come fluidità e per gli assali 80-90, anche qui IP 90, SAE 90. Quanto riguarda il chilometraggio, su questo manuale del Defender 2.4 stiamo parlando, sostituire l'olio del cambio manuale, sostituire l'olio della scatola di rinvio, che è quella che ci interessa, 80.000 km e 80.000 km, sostituire l'olio degli assali anteriore e posteriore. Su quest'altro manuale, invece, per quanto riguarda la sostituzione, qui danno 100.000 miglia addirittura, perché danno rinnovare l'olio del cambio, scatola di rinvio e i due assi front and rear davanti e dietro ogni 100.000 miglia, quindi sono 160.000 chilometri. Dopo varie ricerche, quello che metterò io è questo, sia nel due assali che nella scatola di rinvio di trasmissione, il Motul SAE 7590, che così va bene sia per uno che per l'altro. Il materiale occorrente, quindi sono 6 litri di olio, una pompetta per questa di 1 litro dove verrà travasato l'olio per inserirlo nella scatola di trasmissione, scatola per recupero dell'olio e siamo pronti. E chiave. La scatola di derivazione del cambio è qui. Questo è dove si fa il rabbocco, lì esattamente in quello, non è comodissimo, lì meglio aprire, e poi questo è per far defluire, ovvio, esattamente questo. Tappo tolto. Diamo una bella pulita ai due tappi.
qualcuno è calavitato per prendere i residui ferrosi, e effettivamente era un po' sporchino e un bel po' di residui. Andava fatto. Io ho circa 130.000 chilometri e non so l'ultima volta quando è stato fatto questo lavoro. Facciamo un giro con il teflon che viene usato nelle raccorderie idrauliche. Che può venire utile. Facciamo un giro e non si sa mai. Rimettiamo il tappo. Ho preso questa pompetta manuale, logicamente graduata, mettiamo un litro, di olio, perfetto, gradazione esatta. Travasato, ma ho provato con questo e ci sta probabilmente anche con questo. Yes! Va bene anche con questo senza bisogno di travasarlo. Bene, bene. Diciamo che non è così agevole, perché anche con la pompetta bisogna, ci vuole il suo tempo. Lo spazio è quello che è. Proviamo, funziona anche con questo, se funziona è anche meglio perché è leggermente più basso. Ora mettiamo, messo i 2 litri, mettiamo i 30 mm che ci mancano. Ultimi 30. Questo tappo e andiamo di inserirlo. Bene. Gli assali. Qua di olio non è uscito niente, quindi
qui ci va 1,7 litri, 1,7 kg di olio. Facciamo entrare fino al rabocco 1,7 litri. E qui esce un po' di olio, un rabocco. Carichiamo l'olio, solito 1,7 litri.